Ho accettato la sfida di candidarmi per Potere al Popolo perché alle elezioni politiche del 2018 non volevo che per l'ennesima volta nessuno mi rappresentasse. Sono una mamma, una donna, una lavoratrice precaria, cioè quella parte del paese che ormai è la maggioranza del paese che non ha più una voce. E credo che se nessuno ci dà voce, siamo noi che dobbiamo prendercela la parola e dobbiamo tutti e tutti insieme candidarci e accettare questa sfida alle elezioni del 2018. Ciao, ho accettato la sfida di candidarmi per Potere al Popolo perché voglio insieme agli altri riprendere ciò che ci hanno portato via in questi anni, dalla scuola, al lavoro, alla sanità. Quindi Potere al Popolo secondo me è la scelta ideale per poter ricominciare dal basso. Allora ho deciso di accettare questa sfida perché io arrivo dal mondo del mutualismo e della solidarietà e questo è uno forse il primo punto del programma di Potere al Popolo, dove solidarietà non è soltanto un servizio, ma è un lavorare e fare con e non per la gente e spingere sull'auto-organizzazione delle classi popolari contro la situazione che stiamo vivendo, contro la crisi, e mutualismo e solidarietà diventano il punto interessante da sviluppare dentro questo percorso che è il controllo popolare, dove appunto l'idea è quella di ridare voce agli ultimi e penultimi o comunque alla maggioranza di questo paese. Mi chiamo Rosanna, ho accettato la sfida con Potere al Popolo perché mi sono innamorata del loro coraggio, della loro voglia di cambiare, di tutto il lavoro che loro stanno facendo a Napoli. Io stessa già lavoro con l'abitabilità, sfrattati, sportello sociale, concretizzo quotidianamente i rapporti con le persone. La cosa bella, la domanda bella è cosa vuoi che io faccia? Insieme lo facciamo. Per cui sono partita per questa avventura e mi piace.